Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video, sono Tony Gamer 17 e ragazzi, oggi vi mostro come interrompere o avviare gli aggiornamenti di Windows 10 nel 2021. Sì. Ok ragazzi, ecco che cosa dobbiamo fare. Andare sulla barra di ricerca e scrivere Windows. È un metodo semplicissimo perché quando andate ad avviare Windows 10 sta scaricando qualcosa. E se non sapete che cosa sta scaricando Windows 10, sta scaricando gli aggiornamenti. Esatto. Quindi andiamo a scrivere Windows Update. Eccoci qui. Ecco, come potete vedere, si è verificato un errore. Non so che cosa, ma ultimo controllo oggi alle 15:04. Quindi io qua posso sospendere, cambiare l'orario di attività, visualizzare la cronologia degli aggiornamenti o opzioni avanzate. Quindi adesso riprovo un attimo, vediamo un po' la ricerca di aggiornamenti in corso. Ha cambiato stile, vedo. Ha cambiato tutto. Già. Ok, eccoci. Allora, aggiornamento dell'intelligence per la sicurezza per Microsoft Defender Antivirus. Quindi adesso sta scaricando un antivirus, cioè sta scaricando l'aggiornamento per l'antivirus. Quindi in questo caso a me non interessa per adesso, quindi lo riprenderò più avanti. Se volete interrompere gli aggiornamenti, basta premere qui e abbiamo sospeso gli aggiornamenti per altri 7 giorni. Però possiamo andare su opzioni avanzate, qui possiamo ricevere aggiornamenti per altri prodotti Microsoft, che altri prodotti, se a voi interessa. Scarica gli aggiornamenti con connessione e consumo, riavvia il dispositivo il prima possibile quando è necessario un riavvio per installare un aggiornamento. Quindi in questo caso riavviare il dispositivo e installare un aggiornamento. Quindi notifica aggiornamento e poi sospendi aggiornamento, quindi spendi fino a possiamo mettere martedì 1º giugno. Sì, no, scherzo. Allora, dov'è? Aprile. Allora, oggi è 27 aprile, quindi 29, dai, eccoci qui. Quindi detto questo, il video finisce qui. Grazie a tutti per questa visione e noi ci vediamo, ci sentiamo al prossimo video. Quindi ciao a tutti.